In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore, che guidi i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo, sia con tutti voi. Un Vangelo che ci invita a prestare e ad accogliere, naturalmente, la correzione fraterna e che ci invita a credere nella maggior presenza del Signore nel momento in cui ci ritroviamo insieme a pregare. È il regalo di quest'oggi, carissimi fratelli e sorelle, accogliamolo davvero a cuore aperto. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va, ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una, due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità, io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore. Parola del Vangelo, cancelli tutti i nostri peccati. Ritrovarci nel nome del Signore Gesù e invocare il Padre nel suo nome su tutti quanti i nostri fratelli e sorelle, su noi stessi, sul mondo intero. Preghiera comune che non deve diventare evidentemente una sorta di alibi, di appuntamento in qualche maniera anonimo. Tante volte succede così nella nostra celebrazione, nelle nostre celebrazioni comunitarie.
più che fonderci, ci confondiamo. Più che unirci, ci mescoliamo. E più che, appunto, avere la consapevolezza della forza, della potenza concessa alla nostra preghiera comunitaria, evidentemente ci rifugiamo in quello che sono un po' atteggiamenti ripetitivi. Io credo che tante volte noi ci accusiamo e diciamo: ah, la mia preghiera è solo di domanda. Io quando prego il Signore ho solo un bel elenco di richieste da avanzare, ma ho il sospetto, e qui certamente sarebbe una preghiera carente, perché la preghiera è fatta di domanda, ma è fatta anche di lode, di fiducia nella potenza di Dio. La stessa domanda deve essere in qualche maniera una lode al Signore che crediamo, nel quale confidiamo, appunto, nella cui potenza confidiamo possa effettivamente ascoltarci, esaudirci in qualunque maniera. Però ho anche un'impressione diversa, cioè che in realtà forse non sappiamo bene nemmeno più tanto domandare al Signore, mentre invece si tratta proprio di essere terribilmente pervicaci, ostinati, in altre parole fedeli alla preghiera di domanda. Quello che qui così Gesù dice non vale mica solo per i focolarini, quando due o tre si trovano insieme a chiedere qualcosa nel mio nome, il Padre lo concede perché io sono lì in mezzo a loro. Chiara Lubich ha avuto un'intuizione a suo modo grandiosa per radunare una famiglia religiosa nuova proprio intorno a questo versetto, come pure intorno proprio anche alla spiritualità del Gesù abbandonato. Ma in realtà è roba di tutti, non è la specialità di alcuni, no, è specialità proprio dei figli, dei fratelli. Di trovare proprio questa bella confidenza che si nutre proprio anche della presenza reciproca agli uni agli altri nel pregare. Questo qui è una grande grazia che non dobbiamo assolutamente lasciarci sfuggire. Fa parte di quella gioia del Vangelo che proprio deve essere considerata, come ci ricorda Papa Francesco, inalienabile per tutti noi. È una cosa che proprio dobbiamo perseguire con straordinaria fedeltà e con rinnovata fiducia anche. Ritrovarci insieme a pregare proprio è qualche cosa che dovrebbe reinfondere in ciascuno di noi proprio almeno due sentimenti profondi, due atteggiamenti profondi. Quello appunto della fiducia nei confronti del Signore che attingiamo da quella che possiamo vedere testimoniata dai nostri fratelli, dalle nostre sorelle, come pure anche proprio il legame profondo che proprio questo costituisce tra di noi. Siamo fratelli e sorelle perché siamo tutti figli e figlie, fuori di dubbio. In qualche modo funziona così.
e siamo figli e figlie proprio anche in tanto in quanto ci riconosciamo nel legame fraterno reciproco. Funziona anche così. E questo evidentemente suppone che noi ci pensiamo veramente in maniera molto molto diversa rispetto a quello che è il sentimento corrente, che dice soprattutto attenzione alle libertà individuali del singolo. Allora, diceva un grande mistico inglese, ripreso da un altrettanto grande monaco trappista, nessun uomo è un'isola. Nessun uomo è un'isola. E tutta questa enfasi sul diritto individuale è certamente uno sbilanciamento antropologico, in parole più semplici, è una visione molto molto riduttiva del nostro, della nostra condizione umana. Per fortuna la fede ci dà un correttivo, che è quello appunto del dire no, tu non sei al mondo per farti i fatti tuoi. Sei al mondo come parte di un corpo, come membra di un unico grande corpo. E si sa benissimo che il nostro corpo, basta che soltanto anche un piccolo organo del nostro corpo non funzioni troppo bene, cosa succede? Che stiamo male. Quello che ci dice San Paolo è quello che evidentemente con parole diverse ricavate proprio anche dalla tradizione profetica che abbiamo ascoltato proprio attraverso la parola di Ezechiele nella prima lettura, dice Gesù quando appunto ci ricorda di farci carico del nostro fratello, della nostra sorella che magari non vive, non si comporta in una maniera adeguata. Correzione fraterna, ci dice Gesù in questo bel capitolo 18 del Vangelo di Matteo, che è uno dei grandi discorsi, cinque grandi discorsi di questo Vangelo, il quarto dedicato proprio al cosiddetto discorso ecclesiastico, come si deve vivere la comunità cristiana. Tutto il capitolo 18 è dedicato a questo, sentiremo ancora domenica prossima. Correzione fraterna non vuol dire che allora ci mettiamo a fare i maestrini e le maestrine gli uni gli altri, no? Vuol dire che ci facciamo carico gli uni degli altri, portate gli uni i pesi degli altri, dice Paolo, e adempirete alla legge di Cristo, la legge dell'amore che anche qui oggi abbiamo sentito proclamare dalla lettera ai Romani. Portate gli uni i pesi degli altri. Oggi anche qui ci sono atteggiamenti, come dire, come molto sbilanciati da una parte e dall'altra. C'è l'atteggiamento di chi dice io non mi interesso della vita altrui, mi faccio i fatti miei e così camperò bene e lascerò campare anche il prossimo. Insomma, e c'è l'atteggiamento invece di chi magari si sente in grado di sindacare su tutto e su tutti, dal Papa all'ultimo chierichetto. Anche qui non so. Dicevano i padri del deserto, se tu vuoi fare una correzione nei confronti di qualcun altro, falla con le lacrime agli occhi. Falla in ginocchio. Falla sottovoce.
falla rispettando la dignità della persona. Infatti Gesù addirittura fa una scaletta, se avete fatto caso, no? Prima pigli uno o una che sia da parte, tu e questa persona e basta. Testimone solo Dio. Poi se non funziona, magari prendi uno o due persone in più. E se proprio va malissimo, malissimissimo, allora potrà diventare perfino una cosa pubblica, ma evidentemente la scaletta non è, come capite, fatta di gradini tutti alti uguali. Il primo è più basso, il secondo un pochino più alto, il terzo è altissimo. E quindi attenzione, evidentemente. Abbiamo non solo il diritto, il dovere di farci carico della vita del nostro prossimo, ma facciamolo proprio nell'atteggiamento più umile possibile, più rispettoso possibile e più paziente possibile, perché potrebbe darsi che una parola non basti, magari ce ne vorranno due a distanza di tempo o tre. Quello che sarebbe importante, quello che è importante, è piuttosto camminare assieme. Si parla tanto oggi di sinodalità, appunto cammino. La Chiesa è un popolo in cammino e deve camminare possibilmente in modo armonico, concorde. Ecco, questo fa parte appunto di questo movimento che ci mette assieme in cammino. Ecco, domandiamo, miei cari, nella Eucaristia che celebriamo proprio, di ritrovare la convinzione di una preghiera fiduciosa, efficace, potente e decisamente anche unificante per ciò che concerne il rapporto con Dio e il rapporto tra di noi. E anche uno sguardo appunto di attenzione, di benevolenza, perché la correzione fraterna non è semplicemente una critica. Non è una critica soltanto. Certo, c'è di mezzo anche una valutazione, un discernimento, quindi c'è anche quell'aspetto. Ma è proprio davvero un prendere gli uni sulle, ciascuno il peso dell'altro, condividerlo, e questo evidentemente vuol dire molto più che criticare, vuol dire condividere, vuol dire compatire, vuol dire proprio anzitutto profondamente rispettare. Per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Prima della benedizione finale, ricordo a tutti il concerto che si terrà qui così oggi pomeriggio alle ore 16, dico bene? 15, pardon. Appuntamento significativo e importante. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Buona domenica, buona settimana a tutti.